Tecnorete, moderne agenzie, con l'esperienza del gruppo Tecnocasa. Primo giorno di maturità per i ragazzi catanzaresi, qui ci troviamo al liceo scientifico siciliano, c'è tanta tensione, tanta emozione e si spera comunque che tutto vada bene in attesa poi della seconda prova di domani. Intanto vediamo le interviste di questa mattina raccolte prima dell'inizio della prova. Ma non siamo emozionati perché sostanzialmente ce la caveremo lo stesso, credo, no? Sappiamo che in qualche maniera andremo avanti, soprattutto grazie agli altri. La vostra notte prima degli esami? Sobrio in giro per la galleria con la classe. La tua? La mia no, io sono un pochino più sincero di lui perché ci siamo ubriacati insieme, quindi è stato poco sincero in questo. Però una cosa tranquilla tra amici, tra compagni. Crepi. Cosa ti aspetti che esca? Io spero Pirandello, Svevo, questi qua. O D'Annunzio o Sabba, credo questo. Io spero esca Pirandello. È D'Annunzio. Tu invece sei emozionata, cosa ti aspetti che esca? E spero Pirandello o Svevo, comunque autori del Novecento. Come è passato la notte prima degli esami? Ho dormito poco. Sei emozionata? Sì, abbastanza. Cosa ti aspetti che esca? Qualcosa sul Papa, sullo Stato, sulla crisi. Ieri sera cosa hai fatto? Non ho dormito. Ma speriamo qualche traccia che sappiamo tutti, qualche traccia internet, web, mezzo di comunicazione. Siamo usciti, siamo stati in giro un pochino, poi verso mezzanotte e l'una siamo tornati per prepararci. No, è stata una serata tranquilla, comunque si cerca di passarla sempre al meglio per smaltire la tensione, che speriamo che ci faccia fare bene, perché qualora dovesse subentrare magari ci priva di alcuni elementi essenziali come la fantasia, quindi si cerca fino all'ultimo di raggiungere il culmine massimo. Sei tranquilla? Tranquillissimo. Sì, bene. O no? No, io sono ansiosa, non ho dormito per niente. No, no, anzi, tranquillissimo. Sì, non abbiamo dormito, per la tensione e la tensione per le nostre bambine. Non abbiamo dormito. Quante ne ha, due? Ce ne ho due che quest'anno, se tutto va bene, finiscono.